Una notizia che è arrivata in questo momento durante la pausa pubblicitaria, e ne colgo subito l'occasione se la regia mi aiuta. Ecco, siamo stati raggiunti da una notizia che ci è arrivata repentinamente. La Presidente della Commissione Antimafia, la Commissione Parlamentare Antimafia, l'onorevole Rosy Bindi, da qualche ora ha firmato il decreto dove ha incluso nella Commissione, quale componente esterno, la Commissione Parlamentare Antimafia, quale componente esterno, il Capitano Salvatore Cannizzo. Capitano Salvatore Cannizzo, volto conosciutissimo, professionista, capitano di una lunga carriera di finanziere, è stato per oltre 10 anni a reggere la città di Ragusa. Ultimamente l'abbiamo avuto modo di conoscere perché è candidato a sindaco nella sua amata città di Gran Michele. Ecco, noi cogliamo l'occasione per congratularci con il capitano Salvatore Cannizzo, speriamo di poterlo avere presto ospite qui nella nostra trasmissione, e chissà che da questo non possa svilupparsi anche altro, dato la statura del personaggio, che credo che possa avere un ruolo al di là della sua professione anche nelle sedi istituzionali, che comunque attraverso questi strumenti possa inculcare, educare e introttinare i giovani sulla legalità. Congratulazioni ancora al capitano Salvatore Cannizzo, a lui e a tutta la sua famiglia per questo prestigioso riconoscimento. Lo ripeto, la Presidente della Commissione Antimafia Parlamentare, l'onorevole Rosy Bindi, la Presidente onorevole Rosy Bindi, ha firmato proprio un paio d'ore fa il decreto con il quale include come componente esterno della Commissione Parlamentare Antimafia il capitano Salvatore Cannizzo. Congratulazioni ancora e alla prossima. Allora, andiamo ad iniziare questo segmento. Questo segmento stasera lo facciamo e siamo felici di questo approfondimento, l'ho accennato poc'anzi in apertura di trasmissione. Intanto do subito il benvenuto a Franco Navanzino, presidente della Conf Artigianato. Buonasera. Buonasera, grazie di essere qui con noi. Poi benvenuto, sta dormendo, a Filippo Guzzardi, presidente della Conf Esercenti. E benvenuto al presidente della Conf Commercio, Rosario Bruno. Buonasera a tutte e te, grazie di essere qui con noi. Franco, ti vedo all'altezza, sì, tutte e tre uguali. Mi avete fatto un bel omaggio, uno sgabello più alto. Stai benissimo, diciamo. Ogni tanto, sai, stare sullo stesso livello. Non era studiata, però la cosa casualmente può anche essere utile, diciamo. Cioè, è servita, quando meno. Assolutissimamente. Allora, l'argomento del perché abbiamo disturbato questi tre amici che rappresentano tre organizzazioni di categorie presenti in città con tanti iscritti, sono le organizzazioni di categoria del commercio e dell'artigianato. Ecco, questo per un approfondimento, per sentire, lo abbiamo sentito dal punto di vista politico, ma credo che sia importante sentirlo a proprio chi in effetti poi si troverà questo strumento e metterlo a disposizione dei propri associati e indirizzarli, diciamo, perché il Consiglio Comunale nella scorsa seduta del 5 ottobre scorso, se la memoria non mi inganna, approva un documento riunificato, era presentato uno dalla destra e uno dalla sinistra, diciamo, uno a firma di Simone Amato e un altro a firma di Partito Democratico, comunque del centro-sinistra, e un altro a firma di Forza Italia, il consigliere Antonio Montemagno, che poi è stato unificato in un unico documento. Unitariamente il consesso civico all'unanimità ha approvato questo documento, il quale questo consente l'eliminazione del limite della superficie di utilizzo di somministrazione non inferiore a 50 metri quadrati e all'utilizzo della scia, la segnalazione e certificata inizio attività, senza quindi più prevedere il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di una nuova attività che serve a somministrare alimenti e bevande nel centro storico. Questo è il cappelletto. Come... Ah, giusto che sia, dare a Cesare quel che è di Cesare. Il primo a sollevare documentalmente questo problema è stato Rosario Bruno nella sua qualità di Presidente della Confcommercio, con una missiva indirizzata al Sindaco Ioppolo
datata 13 luglio 2016, quindi siamo a una quindicina di giorni, 20 giorni dopo l'insediamento come sindaco della città di Caltagirone, dove appunto il presidente della Confcommercio chiede espressamente che vengano riviste questi dettami. Poi un'altra sollecitazione lo fa il 5 agosto del 2016 e un'ulteriore sollecitazione, sempre quella del 5 agosto. Sono due però. Sì, due indirizzi diversi. Uno è indirizzato al consigliere comunale Simone Amato, il quale presenta appunto questa mozione, che poi viene assommata, fatta in unica, con quella presentata da Antonio Montemagno. Allora, era giusto fare anche questa, se non altro perché lui è più attivo rispetto al presidente della Conf esercente, diciamo, ecco, è stato più sollecito in altre cose. E alla Conf io stasera ovviamente non sapete il perché, ma io cercherò di infierire su Filippo Guzzardi, diciamo, perché siccome è una straordinarietà averlo presente, quindi stasera non mi farò mancare le occasioni per... Sto scherzando, dai, simpatico. Allora, chi comincia? Franco Navanzino, oppure no? Cominciamo con Rosario Bruno, mi sembra giusto per questa cosa. Franco, Rosario. Sì, finalmente... Che è una cosa importante, attenzione, è una cosa che trasversalmente interessa l'economia della nostra città. Artigianati nel senso, sono tutti, tutti in generale. Cioè questo in soldoni consente nel centro storico, dove non ci sono locali enormi, ecco, di utilizzare spazi anche esigui, possono essere di 20 metri quadrati per esempio, no? Non sempre si trovano 50 metri quadrati da mettere a disposizione di un'utenza, oltre ovviamente il magazzino, la lavorazione, il laboratorio e quant'altro. Questo nel centro storico nostro, che ha i vincoli anche di essere inserita nel patrimonio dell'umanità, è chiaro che non consente tanti stravolgimenti. Quindi, voglio dire, in questo modo credo che diventa importante. Rosario, scusami, prego. No, ci mancherebbe. La questione, diciamo, che era stata sollevata non è nuova, per tutta una serie di ragioni. Questo limite, che quando è nato nel 2010 e diciamo, nasce sullo tsunami portato dalla direttiva Bolkestein. La direttiva Bolkestein, dopo decenni, 40-50 anni di contingentamento... Magari Dio e tsunami fossero sempre di questa natura. Però. Ascolta, per 50 anni noi abbiamo avuto tutta una serie di attività, quando c'erano le famose... licenze, sì, va bene, in questo senso, nona, decima, undicesima, quattordicesima, sotto tabella, eccetera. C'era un commercio. C'era un commercio speculativo. Anche delle attività. Certo, quindi certo. Nel momento in cui tu immagina arriva questa direttiva europea che di fatto liberalizza tutti i settori. Le licenze non valgono più niente. Perfetto, ma chi le ha comprate? Chi le ha comprate 15 giorni prima, 20 giorni prima, certo, un mese prima, allora bisognava, diciamo, darsi un tempo affinché quantomeno si tutelasse chi aveva fatto investimenti importanti qualche settimana prima, qualche mese prima. Certo. Da lì a passare poi 6 anni, diciamo, è un discorso che ovviamente è una cosa diversa, nel senso che questo provvedimento aveva un senso nell'arco temporale di 10 mesi, 12 mesi per dare, diciamo, senso a quelle operazioni. Non c'è dubbio che nella riqualificazione complessiva dell'impegno che tutti ci siamo dati dando e apportando suggerimenti, non ultima nella fase campagna elettorale, ma durante anche la campagna elettorale, abbiamo tutte le associazioni avuto una serie di incontri con tutti i candidati, ai quali ognuno di noi ha portato, diciamo, dei suggerimenti dal nostro punto di vista, di ognuno di noi. Non c'è alcun dubbio che la possibilità che si possano immaginare wine bar piuttosto che pub che abbiano
superfici diverse diciamo, da il limite imposto, dà la possibilità anche di utilizzare angoli del centro storico che hanno magari possibilità di utilizzare piazzole, piazzette che sono prospicienti anche locali piccoli. Quindi la potenzialità è assoluta, la libertà di poter anche dare la possibilità a giovani che vogliono fare delle birrerie, che vogliono fare delle cose, delle yogurterie, che non hanno bisogno di grandi superfici, è chiaro che oggi hanno la possibilità di poterlo fare sicuramente immaginando percorsi molto più facili e senza inventarsi cose diciamo, che poi hanno, possono incorrere in problematiche di tipo amministrativo. E noi siamo contenti soprattutto del fatto che l'istanza, intanto che se ne è fatta carico il consigliere Amato, senza volere diciamo, fare nessun tipo di polemica con il passato remoto, eccetera, ma è chiaro che oggi questo si è potuto fare perché sotto la spinta delle associazioni di categoria e anche quella rappresentata da Filippo Guzzardi e da Francesco Navanzino, convergono su una su un limite che oggi era assolutamente fuori dal tempo. Quindi diciamo che al di là del fatto di chi abbia spinto con la prima o con la seconda marcia, è importante che ci siamo trovati d'accordo e abbiamo trovato anche lo spunto all'interno del Consiglio Comunale affinché oggi venisse trattata, diciamo, venisse trattato questo tema, cosa che negli anni che ci hanno preceduto nessuno diciamo, se n'è fatto carico. Finalmente abbiamo fatto i complimenti a tutto il Consiglio Comunale perché ha condiviso diciamo, all'unanimità questa operazione, l'hanno perfezionata, la sostanza era che bisognava togliere questo limite minimo di 50 metri ed è stato tolto. Quindi siamo assolutamente contenti di, perché questi sono gli elementi che creano le condizioni affinché si possa immaginare un centro storico che comincia a rivivere. Aggiungo solo ultime cose e poi lascio lo spazio ai nostri amici ospiti della tua trasmissione, me compreso. L'altra questione che va attenzionata è la possibilità che le cosiddette terrazze estive o giardini d'inverno, a seconda delle stagioni, debbono avere, per rendere efficace questo provvedimento, a sua volta devono avere una nuova regolamentazione, perché non possono costare quello che costano oggi come suolo pubblico e abbiamo suggerito più di una volta che deve essere immaginato uno schema più ampio che prevede che qualora i bar, i pub, i ristoranti, i futuri wine bar o altre attività di questa natura possano utilizzare le cosiddette terrazze estive o i tavoli fuori senza necessariamente avere un'impalcatura o altro, creando un nuovo regolamento comunale che preveda che a seguito di una serie di spettacoli musicali o altro deciderà l'amministrazione quali, come e in che modo e con che tipo di rotazione, per evitare che nella stessa piazza se ne presentino sei contemporaneamente lo stesso giorno, ma ecco una logica diciamo di rotazione, e a quel punto i famosi locali, che peraltro oggi ritroveranno anche un nuovo mercato che anziché stare chiusi, possono avere la possibilità di avere uno sfogo, una dimensione dinamica, una performance maggiore utilizzando gli spazi esterni. E le due cose sono assolutamente conciliabili e collaterali. Filippo Guzzardi. No, credo che è stato scomodo. No, è un provvedimento importante. E soprattutto, oltre a essere un provvedimento importante, la cosa interessante diciamo che lui è grande, però. E bella è che è stato un provvedimento condiviso da tutti, sia da destra che da sinistra. Assolutamente, questo sì. Noi, appunto, come diceva Rosario Bruno poco fa, già ci siamo attivati per invece questo secondo step che vorremmo realizzare, quello di rimodulare
la cosa, la famosa occupazione del suolo pubblico, la tassa che pagano i ristoranti, i bar che mettono. Siamo in fuori. Comune dissestato, quindi le tariffe. Però magari rimodularla attraverso una forma di perequazione, attraverso praticamente una sorta di rimodernamento della zona circostante, vedere di trovare delle soluzioni che possono venire incontro a coloro che tengono montate queste impalcature per un anno intero rispetto a coloro che la montano per un mese e mezzo. E quindi cercare di dare la possibilità a tutti, anche soprattutto nel centro storico, i turisti che arrivano, che vedono praticamente queste sorte di gazebo, di giardini d'inverno, è molto interessante. Certo. Senti, gli associati si stanno cominciando a muovere, Franco adesso lascio a te il microfono dopo, alla fine. I vostri associati già si stanno muovendo, stanno muovendo delle generazioni, cioè c'è chiesto, questa domanda. Sì, c'è la domanda, ma soprattutto chiedono di appunto giusto avere il bar, poter aprire un bar in luoghi piccoli, soprattutto nel centro storico, però chiedono soprattutto di diminuire questa famosa tassa di occupazione suolo pubblico, perché non avendo spazi all'interno e all'esterno, soprattutto per il clima che abbiamo noi, che fino a dicembre ci permette di stare all'aperto, ci permette di condividere gli spazi esterni, è interessante. Franco, una curiosità mi balenava per la mente. Ti ricordi Guarino all'inizio, sì, di Corso Ferrari? Stiamo pensando tutti e due. No, cosa. Ma quello come? Cioè, ma non è solo. Cioè, scusa, perché ridi? Infatti, scusa, quello là non 50 metri quadrati, ma neanche 10. Nemmeno 5 metri. Ma neanche 5 metri quadrati. 2 per 2, 4, sì, un 4 metri. Ma neanche 5 metri quadrati. Neanche. Ma non è come, solo. Come si spiega? Infatti io pensavo. Io non potevo chiedere, non è a Rosario Bruno perché sono giovane, sono ragazzi, né a Filippo Guzzardi. Sono ragazzi. Domando dico a Franco Navanzino, certamente. Sì, ma non sai la genesi, come mai? Io da vecchietto che sono pensavo a tutti i bar del centro storico, e tutti i bar, nessuno escluso, perché erano tutti, erano tutti piccoli, erano. Perché bar Iudica oggi, ieri Iudica aveva. Iudica aveva la parte 20 di metri no, quadrati, no, aveva. La parte di sopra. E quando ero? Ricordiamo, ma anche no, di meno erano, no, vero, hai ragione. La parte di sopra era piccolissima. L'altro bar che dei fratelli. No, ma quale 20 metri quadrati? No, 10 metri, ma neanche 10. Tutti i bar che erano attorno alla piazza erano tutti piccolini, compreso il bar di Benedetto che era sotto la scala, no, quindi sotto tutti la i bar, c'è stato un ritorno praticamente, sì, all'antico, quindi pensare oggi. Quindi prima non c'era cosa, questa regolamentazione. No, era diverso, però è pure vero che, perché succedono queste cose? Succedono, il ragionamento l'ha fatto logico il presidente Rosario. Ma lui è uno molto razionale. Certo, lui è uno che studia, che pensa, perché non ha niente da fare, pensa. No, c'ha buoni suggeritori, c'è il dottore Scaletta. Quindi, no, lui non ha bisogno di nessuno, lui pensa, è autonomo, pensa in autonomia totale. E, giustamente, vedi, nel passaggio tra il vecchio e il nuovo c'era quel discorso di chi aveva il giorno prima acquistato la licenza, perché non si acquistava la licenza, si acquistava l'esercizio, e la licenza essendo bloccata veniva. Certo. Poi quando si aprono, perché tra l'altro noi come Regione Siciliana che dovremmo veramente sfruttare l'autonomia e quella che abbiamo e che non riusciamo a mettere in movimento, penalizziamo le attività, perché li penalizziamo, non è che in modo sollecito riusciamo a recepire e modificare al meglio, noi non recepiamo e non modifichiamo, quindi il compito della Regione Siciliana resta ed è quello che è. Io intanto lo hanno fatto loro due, lo voglio fare pure io mi devo complimentare con tutto il Consiglio Comunale, perché finalmente riusciamo a vedere quello che volevamo vedere, un Consiglio Comunale che riesce ad essere distinto per quello che rappresenta come partito, ma che riesce a ritrovarsi in provvedimenti che riguardano la città, in provvedimenti che riguardano l'economia di questa città, perché noi abbiamo bisogno di questo. E veramente colgo con grandissima soddisfazione il fatto che, perché tra l'altro l'operazione è nata pure in seconda commissione, quando hanno messo assieme gli emendamenti anche degli altri, perché hanno messo assieme tutto il lavoro che è stato fatto e poi hanno scelto quello di uno per farlo diventare di tutti. Questa è una cosa bellissima, io mi auguro che da qui
che possano esserci da qui in poi ci possono essere veramente dei provvedimenti che possono ognuno essere ognuno restando fermo avanti nelle proprie certo, logiche partite. Ma sempre così è stato, perché anche nel passato, anche io quando facevo il consigliere comunale, e tra l'altro allora i partiti erano partiti e c'era la distinzione vera, però ci siamo sempre poi ritrovati nell'approvare i bilanci, nell'approvare tutto quello che doveva essere approvato per amore della città e nell'interesse della città. Che ritorni questo spirito è una cosa buona, perché noi abbiamo bisogno di questo. Il discorso di quello che potrà accadere domani, io mi auguro che intanto non si concentrino tutti, come stanno cercando di fare, tutti verso la piazza, perché il centro storico è ampio, il centro storico ha tanti spazi belli, ha tante piazzette che possono essere valorizzate, e quindi queste attività, perché aperta questa pagina, tutte queste attività possono essere svolte in qualunque posto. E mentre noi facciamo l'esempio di Caltagirone di qualche anno fa, io faccio l'esempio anche di Roma oggi, perché spesso volte vado a Roma e c'è un localino di 6-7 metri con due tavoli là dentro, la cucina e poi tutto il servizio all'esterno. È chiaro che a Roma pagano meno di quanto pagano i commercianti di Caltagirone come suolo pubblico, perché andrebbe vuoi mettere a Roma, vuoi mettere Roma con Caltagirone? Sì, però il suolo Caltagirone pubblico è una città turistica. Il peso del suolo pubblico. Roma si sta sforzando. Il suolo pubblico deve costare molto di meno, perché dobbiamo dare la possibilità alla gente di operare, di lavorare, dobbiamo dare la possibilità alla gente di far lavorare anche gli altri, perché quando tu metti 5-10 tavoli fuori, ci vogliono altre due persone, perché certo, tu prendi altre due persone per il servizio esterno, quindi lavorano altre persone. La visione deve essere questa, la visione deve essere aperta, non deve essere quella di tu mi dai questi soldi e poi nessuno fa niente e si chiude la partita. Allora, un'altra cosa importante è quella di, oltre che aprire il centro storico a tutte queste attività commerciali, è di avere un piano regolatore approvato, immediatamente approvato, perché legato e collegato al piano regolatore ci sono i piani commerciali e gli insediamenti industriali, perché con un piano regolatore di tutto rispetto è chiaro che noi come associazione, pronti a collaborare come abbiamo sempre fatto gratuitamente, perché noi facciamo tutto quello che facciamo lo facciamo è tutto a tempo perso, ma a tempo guadagnato, perché poi ci guadagna la città, quindi c'è un guadagno che è diverso, una soddisfazione che è più grande. Noi questo piano regolatore non lo possiamo tenere ancora bloccato, perché è importante che la città esca dal pantano, è importante che la città possa approvare il bilancio, perché è importantissimo, ma è importante avere immediatamente un piano regolatore, che non è far costruire nuove case, è regolamentare tutto, perché a quel punto poi si rivede il regolamento del commercio, si rivede il regolamento dell'artigiano, si rivedono tutte le cose che possono essere messe attorno a quello che realmente può essere approvato. Perché avere o dare la possibilità alla gente di poter aprire in un localino piccolo, in un angolo qualsiasi del centro storico, e poi non dare i servizi che devono essere dati, perché che senso ha se tu non puoi entrare o se non puoi, certo, fare una modifica in una casa del centro storico? Se invece noi abbiamo un piano regolatore e un piano particolareggiato del centro storico, le due cose messe assieme possono veramente dare sviluppo al nostro centro storico, perché sennò ci prendiamo in giro. Tutte le guerre che noi facciamo non servono, guerre che sono guerre di pace, non servono a niente se poi sotto sotto ne approviamo una cosa e non viene approvata l'altra cosa. Certo. Le due cose dovrebbero viaggiare assieme. Io sono convinto che l'amministrazione comunale di Joppolo si porrà anche il problema del piano regolatore generale, che è stato predisposto già dal 2011, Pignataro lo lasciò pronto, diciamo. Sì, ma ora deve essere rivisto. Sono passati 5 anni evidentemente, quindi questo va rivisto. Rosario, vuoi aggiungere qualcosa? Ma io mi auguro che ci siano invece più occasioni a proposito della disponibilità della dimostrata da questa amministrazione nell'ascolto delle associazioni di categoria, ma che si facciano e non ci siano distrazioni nei tempi delle convocazioni come ultimamente è accaduto, ma che le cose si facciano con la giusta tempistica, con le presenze ai tavoli di concertazione con i vari
dirigenti coinvolti, perché poi sono loro che materialmente devono scrivere insomma, eventuali modifiche a regolamenti e quant'altro, insomma che tutta questa volontà si traduca nei fatti poi in diciamo una determinazione più precisa nel coinvolgimento, perché altrimenti ci troveremo a fare riunioni diciamo, separate, come i separati in casa, o categorie da una parte, categorie dall'altra, e questo ecco, non è l'esempio di una giusta concertazione, anche perché siamo ormai vicini a una occasione che è quella del Natale e ci ritroviamo come ogni anno con le stesse medesime problematiche e noi ci ritroveremo come ogni anno a dire le stesse medesime cose. Quindi, Filippo Guzzardi, a proposito di Natale, ieri, state predisponendo già? Proprio ieri abbiamo avuto una riunione. Ci ho interrotto non per, ma così. Proprio si è sentito violentato? No, violentato da te, guarda, non dormirei da notte, ti prego. No, proprio ieri abbiamo avuto una riunione con l'assessore alla cultura, l'assessore di Gara, tutte e tre le. In effetti la accendiamo questa città, sì o no? Ma noi ci auguriamo di accendere questa città al più presto, però... Volevo dirle, ieri lo volevo dire in siciliano, ma mi viene un po' difficile. Come si dice? No? Allumamo. Allumamo. Come si dice? Ma scusa, tu da dove vieni? Da Bassano del Grappa? Non ho capito. Cioè sei di origini austro-ungariche. Il termine, come si dice? È allumamo. Allumamo. No, Filippo, noi abbiamo presentato, ieri c'è stato questo. Tu l'accendi, prima, eh? Tu l'accendi. Speriamo di accenderla, di mangiarci il panettone. No, prego. Ieri praticamente c'è stato questo primo incontro sul Natale, onestamente è un po' tardi perché siamo già a ottobre e il Natale è fra un mese e mezzo, onestamente, però noi circa 15-20 giorni fa avevamo presentato al sindaco un'istanza dove chiedevamo di poter organizzare nella zona di Piazza Bellini delle iniziative per tutto il mese di dicembre. E poi sempre questa famosa riduzione... Quelle che saltarono l'anno scorso? No, l'anno scorso era la Piazza Falcone Borsellino, il famoso mercatino di Natale, delle quattro domeniche. Questo è un altro. No, questa è un'iniziativa che praticamente dovrebbe occupare le quattro domeniche e che ha visto il sindaco abbastanza disponibile a questa iniziativa. E poi abbiamo chiesto sempre questa famosa riduzione del suolo del 50% per questi tre mesi, quantomeno per questi tre mesi, per l'occupazione del suolo pubblico, per poter dare magari più spinta e più ossigeno alle attività. E speriamo che col sindaco ci dovremmo rivedere presto per mettere appunto, perché vorremmo organizzare le quattro domeniche del Natale a Piazza Bellini, la prima domenica con le domeniche, una sullo sport, una sulla musica, una sui dolci tipici. Questo è concentrato nel mese di dicembre? Oppure... Mese di dicembre, quattro domeniche di dicembre. Le quattro domeniche di dicembre che dovrebbero un po' coinvolgere tutte le attività della zona del Viale Mario Milazzo. Credo che sia importante coinvolgere anche perché la città si pensa nuova, sempre, diciamo, al centro storico, assolutamente. Si pensa sempre, sono d'accordo, al Natale per i turisti, però per i calatini si rimane sempre. Franco, tu hai qualche suggerimento per queste prossime festività? Capisco, i tempi sono quelli ma che vedi, sono. Certo, siamo in ritardo perché tra l'altro manca la pubblicità. Vabbè, c'è qualcuno che sta ancora. Noi possiamo, si sta muovendo privatamente, dobbiamo, ma non possiamo muoverci solo privatamente. È giusto che ci sia un movimento diverso, perché dobbiamo partire l'amministrazione. Una volta tanto però deve essere anche l'amministrazione che deve chiedere. Certo. Non necessariamente i privati devono proporre. No, ma guarda che l'amministrazione già ha fatto questo passaggio, perché ieri ci ha convocati e ci ha chiesto. E noi abbiamo detto, quindi poi ci saranno le altre riunioni. Già il sistema è perfetto. Dico però che siamo in ritardo, dobbiamo sbrigarci, perché se tu non fai la pubblicità per il Natale, non è che possiamo fare il Natale per Caltagirone. Il Natale deve essere opportunità
di sviluppo e di bisognerebbe commercio recuperare quindi, quanto quindi recuperare il territorio, recuperare l'esterno, Palermo, Catania, cercare di far venire più gente possibile. Ripeto, con l'amministrazione noi abbiamo cominciato bene, io devo dire, perché tra l'altro ci sentono, ci hanno sentito ed è chiaro, noi facciamo le nostre richieste e quando chiediamo qualcuno ci ascolta e questa è la cosa più importante, poi speriamo di avere il risultato quanto prima possibile. Cosa, ti do la chiusura, così se ti ho interrotto ti chiedo perdono. Io sono sostanzialmente d'accordo con quello che è stato detto, condivido assolutamente sia l'iniziativa, diciamo, che è altro rispetto a quello che tu hai accennato prima, ma anche i propositi, diciamo, non solo di interlocuzione, ma di intese rispetto a quelle che sono sia le annunciazioni dell'amministrazione. Io devo dire anche che in tutto questo ci ha aiutato, senz'altro, e ci aiuta i buoni rapporti personali che abbiamo con diversi elementi, diciamo, che fanno parte dell'amministrazione, perché ci sono rapporti personali che, diciamo, prescindono da tutto il resto, da come si è arrivati, insomma, da tutto quello che vogliamo, anche, ripeto, sottolineo, anche rispetto alle deleghe che poi hanno i vari assessori, però non c'è dubbio che i buoni rapporti personali ci aiutano anche a trovare delle intese più immediate e devo dire che oggi ci sono tutte le condizioni affinché tutto quello che ci siamo detti come intenzioni che oggi si cominci a focalizzare nei fatti, così come l'esempio di questo provvedimento che è stato votato all'unanimità del Consiglio Comunale. Quindi questo che sia, come dire, l'esempio affinché assistiamo a tante di queste soluzioni pratiche unitarie per il bene della collettività, non a parole ma nei fatti, assolutamente, così come si è rappresentato lo scorso 5 di ottobre per questo provvedimento. Va bene, chiudiamo qua, c'è qualcosa da aggiungere? Va bene. Lo sai, volevi fare un'imitazione, mi pare. Un saluto. Se tu mi concedi, però non dobbiamo dire che sono io, no. Ci vuole una maschera, io te ne faccio almeno 3-4. Tre, veloce. Ma non le posso fare così. Una. Dai. Tu mi devi fare più o meno come hai fatto quella trasmissione di spalle girate, eccetera, io te la faccio. Io lo dico qui solennemente e pubblicamente, visto che tu sei stato spettatore di alcune imitazioni che peraltro sono anche molto richieste. E allora facciamone una, salutare. Non la posso fare. Perché? Non c'entro, mancherei veramente di... No, dobbiamo fare invece, organizziamo. Ma dobbiamo organizzare, facciamo un siparietto cabarettistico. Non mi conosco. Filippo vorrebbe fare soltanto lo spettatore, credo, giusto? Pino che... Non mi costringere, perché un uomo. No, non ho capito. Un uomo. Basta. Va bene così, alla prossima. Grazie a Franco Navanzino, presidente della Confartigianato, grazie a Filippo Guzzardi, presidente della Confesercenti, e a Rosario Bruno della Confcommercio. Grazie a te, grazie dell'ospitalità. Statevi bene, buon lavoro, avremo occasione di rivederci, siamo a ridosso di Natale, credo che sia importante sentire le organizzazioni di categorie anche in questo contesto, perché potete anche dare una mano d'aiuto, diciamo, organizzando i vostri associati, ecco, diversificando, tipo l'esempio che ha fatto Filippo Guzzardi con i suoi associati, con questa iniziativa delle quattro domeniche, proprio nella parte nuova della città. Chissà che non vengano altre idee. Grazie, alla prossima. Pausa pubblicitaria, passiamo subito a uno spazio, anzi a due spazi più o meno di cultura. Teatro e arte. Ci vediamo dopo.